Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video velocissimo per farvi vedere quello che ho ricevuto a Natale, perché quest'anno è stato un Natale libroso per me, cosa che succede raramente perché di solito mi regalano altre cose, non libri. Invece quest'anno devo dire che c'è stata una percentuale in più di libri, quindi ho detto facciamoli vedere sul canale. Devo dire che sono stata molto fortunata perché prima della chiusura natalizia sono comunque riuscita a incontrarmi con i miei amici e le persone con cui non avrei potuto passare il Natale o incontrarmi diversamente. Quindi abbiamo fatto uno strappo alla regola e ci siamo già scambiati i regali. La prima cosa che mi viene in mano è Nerd senza macchia, 55 vite straordinarie di grandi sognatori di Daniele Dacò, che era un libro che io ero curiosissima di leggere, credo di averlo visto su Instagram, dove parla, è tipo una mini biografia di persone che hanno comunque fatto qualcosa che tipo importante per la vita di tutti i giorni, tipo qua c'è Samantha Cristoforetti, oppure George Gershwin, che è un compositore jazz, o Tazio Nuvolari, che è un pilota automobilistico. Sono molto curiosa di leggerlo. Questo fa tutta parte di quella letteratura su tipo le persone importanti nella vita, che ha seguito tipo storie della buonanotte per bambine ribelli e tutto quel filone che lì si è creato. Sono curiosa comunque di leggerlo perché appunto so di averlo messo in lista e un motivo ci sarà. Tipo qua c'è il creatore dei giochi da tavolo, quindi io, per quanto amo i giochi da tavolo, apprezzo moltissimo che ci sia anche lui. Poi c'è stato un mega regalone che io quando l'ho visto ho detto: siete pazzi, voi siete fuori completamente di testa, che io non l'avevo neanche messo in lista regali perché appunto, sapendo il costo, non mi sembrava il caso, e invece me l'hanno regalato lo stesso, quindi cioè super attenti. Mr. Ok e Alex HMM mi hanno regalato il cofanetto di Lady Oscar, Le rose di Versailles. Guardate che bello che è. Cioè, pesa tantissimo, cioè secondo me qua un paio di chili ci sono tutti, ma è favoloso. Cioè, voi sapete che l'avevo detto che volevo leggere il manga che ho in scan prima di eventualmente comprare questo, e loro, non so se hanno visto solo quel video o cosa, hanno deciso di regalarmelo. Cioè io ero senza parole, gliel'ho detto: voi siete pazzi, cioè sono rimasta senza parole perché è meraviglioso. Cioè, penso che sia tipo il mega regalone della vita, sicuramente di quest'anno è il mega regalone della vita. Il mio fratellino ha deciso di farmi un regalo molto utile, che effettivamente io non ne ho nessuna fatta in questa maniera, e mi ha regalato la mascherina decorata così, che è veramente carina, non ce n'ho nessuna fatta in questa maniera così, ce l'ho tutte tipo monocolore bianco, quelle cose lì. Quindi questa è super carina, guardate com'è carina. A me piacciono un sacco le mascherine così decorate, perché appunto io non ne ho nessuna, ho solo quelle basilari, e quindi è comunque un regalo utile che ho apprezzato. Adesso la devo solo lavare per poi poterla utilizzare. Poi Alessandro invece mi ha regalato La città delle dame di Christine de Pizan, non sono sicura che sia così che si pronuncia, che io non conoscevo minimamente, ma lui ha detto che l'ha visto e mi ha pensato, e dovrebbe essere tipo il primo libro di una delle prime autrici femministe che abbiano mai scritto per, diciamo, soldi, per guadagnarci sopra, una roba simile. Allora, infatti la trama dice: partendo dall'amara coscienza dell'esclusione, del sapere del padre, grande scienziato, medico di corte, può rubare solo qualche briciola, ma salvandosi dall'abisso del dubbio e della malinconia, Christine de Pizan arriva a porre al centro del suo pensiero e della sua intensa e multiforme attività di scrittrice, che ne fanno una delle persone più affascinanti dell'autunno del Medioevo, proprio la differenza di genere. Nella Cité des Dames, 1405, sotto la guida di ragione, rettitudine e giustizia, sorge una visionaria città fortificata, abitata solo da donne, regine, guerriere, poetesse, indovine, scienziate, martiri sante. Se i segni del dominio maschile sono presenti nel martirio delle vergini, nel destino di Lucrezia, di Griselda, nella città prevalgono le figure fondatrici: Carmenta romana, che inventò l'alfabeto, Minerva e Aracne, che fecero del tessere un'arte, e le grandi regine Didone, Medea, Semiramide, Pentesilea, a sfidare orgogliosamente una secolare tradizione di misoginia. Ah, scusate se leggo così male.
Mi ha veramente ispirato tantissimo questo libro e non vedo l'ora di leggerlo, cioè io non sapevo neppure che esistesse e lui l'ha trovato e tipo l'ha ispirato e mi ha detto devi leggerlo perché secondo me ti può piacere, quindi nuova lettura per l'anno nuovo, non vedo l'ora di leggerlo. Sono riuscita a incontrarmi con Marta, di solito noi per Natale, compleanno ci incontriamo all'anno nuovo dopo che appunto c'è stato il suo compleanno, però invece a sto giro siamo riusciti a beccarci prima e lei mi ha fatto ben due regali perché appunto Natale e compleanno e il primo è questa tazza meravigliosa dello Stregatto, che sono quelle termiche che con l'acqua calda appunto si colora e ecco qua dietro lo fa vedere, si colora e viene fuori il disegno. Con l'unica particolarità che non va in microonde, quindi con questa tazza la dovrò utilizzare per il tè alla camomilla rosa e lavanda che ci mette tanto a fare infusione, quindi io devo per forza bollire l'acqua. Quindi questa sarà la tazza dedicata a quella tisana, assolutamente. È carinissima, io adoro le tazze, in quelle termiche mi piacciono un sacco perché appunto hanno la magia e non vedo l'ora di inaugurarla bevendoci il tè, anzi credo proprio che lo farò dopo che avrò chiuso questo video. E ultimo, ma non per importanza, mi ha regalato il gatto che voleva salvare i libri di Sosuke Natsukawa. Spero di averlo letto bene, non credo. Che è un libro che è uscito quest'anno e l'avevo messo in lista perché mi ispirava un sacco. E parla di questa storia di questo ragazzo che ha ereditato da il nonno la libreria, che però sta fallendo. E all'improvviso gli appare tipo un gatto davanti che dice: no, noi adesso salviamo questa libreria, tu ascolta a me che salviamo la libreria. Deve essere troppo carino, non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro, a poche pagine, ma è scritto veramente grande, quindi penso sarà una lettura anche veloce. Non vedo l'ora assolutamente di leggerlo e mi incuriosisce un sacco, quindi grazie mille Marta. E questo è il mio piccolo bottino di Natale. In realtà, tipo, ci sono stati anche i miei genitori che mi hanno regalato un buono per la mia bioprofumeria di fiducia e che andrò appena possibile a sfruttare anche perché mi serve una nuova crema viso, quindi verrà utilizzato molto in fretta. Con questo io spero di avervi tenuto compagnia. Scrivetemi qua sotto se avete letto qualcuno di questi libri oppure se vi fa piacere che cosa avete ricevuto a Natale. Mi auguro soprattutto che abbiate passato un Natale sereno senza grandi preoccupazioni. Con questo io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!